deciso di lanciare quest'anno la nuova community, che è Generazione STEM, che ha come obiettivo quello di aumentare la presenza delle donne nell'ambito tecnico-scientifico. STEM sta per Science, Technology, Engineering e Mathematics, e facciamo riferimento a tutte quelle discipline che sono alla base delle cosiddette professioni del futuro. Le donne non stanno cogliendo a fondo questa opportunità, infatti solo una su quattro sceglie facoltà STEM, e chiedendo a ragazze quindicenni come si vedono da qui ai prossimi anni nel mondo del lavoro, solo il 5% si immagina in una carriera STEM. Per questo abbiamo deciso di dare vita alla community Generazione STEM, che ha proprio come obiettivo quello di aumentare la presenza nelle STEM e valorizzare la presenza che già c'è. Quindi dare voce a tutte le persone, le ragazze, le donne che già sono nel mondo STEM, e far sì che diventano role model per tutte le più piccole che devono entrare nel mondo del lavoro. Oggi siamo qui per parlarvi di dati, fondamentalmente, di parlare della posizione che hanno le donne sia in ambito accademico sia in ambito lavorativo. Allora, io invece vi parlerò della situazione più dal punto di vista lavorativo. Iniziamo con la situazione sulle posizioni manageriali. Infatti possiamo vedere che in Italia queste posizioni sono ricoperte solo per il 28% da donne, dato che va ancora a diminuire al 18% se invece prendiamo in considerazione le posizioni dirigenziali. Io mi chiamo Ilaria, studio fisica qui alla Sapienza. Io ho iniziato fisica venendo da un classico, zero basi di matematica, non sapevo niente. Mi sono trovata a Pisa inizialmente completamente spaesata e non riuscivo assolutamente a capire niente di quello che si faceva a lezione. Io ero persa. I professori ci dicevano frasi del tipo: se non capite neanche questo, fareste meglio ad andare a lettere. E adesso la vedo così, ma prima di arrivare a questo punto ci ha voluto un bel po'. E mi sono resa conto che era davvero fondamentale iniziare a scardinare quello che è il nostro stereotipo di scienziato. Una figura solitamente maschile, una figura solitamente barbuta, alla lavagna. Scardinare il concetto di fallimento, perché io mi sono sentita un fallimento, spesso mi sento un fallimento anche adesso. E pensare chiunque è meglio di me a fare questo. Ho pensato che fosse necessario promuovere e diffondere un nuovo modo di fare scienza. Io sono arrivata alla conclusione che sia importante dire che è normale non capire, che è normale che sia difficile e che sentirsi nel panico, a volte, non sempre, fa parte della quotidianità di infascienza. E va bene, possiamo però tutti insieme come community cercare di creare qualcosa di meglio per noi, per le generazioni future, per le ragazze che si affacciano al mondo STEM, che già devono subire un'infinita quantità di discriminazioni. E per questo è importante la community, che ci ricorda che non siamo soli, non siamo sole, e c'è tanto, tanto, tanto che si può davvero fare.